È il weekend più bello perché si assegnano i trofei e al contempo è quello più triste perché chiude un'altra grande annata. Benvenuti dal Cremona Circuit per il quinto ed ultimo appuntamento del MES. I piloti sono carichi, l'adrenalina è a mille, ma adesso è giunta l'ora della resa dei conti e noi non possiamo e non abbiamo voglia di aspettare. Questo è l'ultimo ballo, The Last Dance. Fateci divertire! Nei box con Andrea Catino, RBF Cup, prima gara di tutta la, in assoluto di tutta la sua vita, ok. Mi ha iscritto Manuel Mozzacchioli, il mio amico qua che da tanti anni andiamo, dal 2018 andiamo in, diciamo, in pista insieme e mi ha iscritto a sorpresa così per il mio compleanno in sostanza, perché io faccio gli anni il 16 settembre e lui molto prima ha organizzato tutta questa cosa qua e mi ha fatto questa sorpresa qua il giorno del compleanno e mi ha detto: sei iscritto con me alla prima gara, è una grande sorpresa, e così mi ha dato una mano a allestire la moto e tutto quanto, diciamo. È un bellissimo modo di festeggiare il compleanno. No, sì, è una cosa da tanto che ci stavamo pensando ed è proprio una figata, diciamo, nel senso pratico. Immagino proprio l'adrenalina, anche partire, solo partire, diciamo, dalla griglia di partenza, cosa che io non ho mai fatto, sempre partito, sai, quelle partenze lanciate che si fanno nelle prove che fai a turni, diciamo, della domenica, però un conto è partire dalla griglia di partenza, diciamo. Poi ti rivedrai nel video, per cui meglio di così. Sì. Infatti ho preso anche l'acquisizione del video, così ci riguardiamo, guardiamo le linee, i tempi, speriamo di fare un bel tempo, perché ci vuole, diciamo. Per i video ci siamo qui noi, per cui non devi avere problemi. Sì, ok. Ci vediamo al parco chiuso domani. Va bene, grazie. Promesso. Promesso, grazie. Siamo nei box con Davide Volpi, prima gara in assoluto della sua vita, giusto Davide? Prima gara, sì, un po' emozionato, però tanta voglia di apprendere qualcosa da questa esperienza, tanta voglia, perché innanzitutto ringrazio il team Manuel, che se non ci fosse stato lui la gara, dato un problema tecnico alla mia moto, non l'avrei potuta fare. E mi ha messo a disposizione questa moto, che siamo coetanei perché abbiamo entrambe, io 24 e 25 anni, e quindi abbiamo voglia tutti e due di intraprendere questa avventura. Bene, noi ti auguriamo che sia la prima di tante altre, ok? Speriamo, ce la mettiamo tutta. Ci vediamo a fine gara, ciao. Ci vediamo a fine gara. Ultima gara di campionato, siamo nei box con Eliseo La Rocca, lui è sempre presente, giusto Eliseo? Certo, bisogna essere presenti, soprattutto quando comincia ad andare un po' meglio. Nonostante le difficoltà che hai avuto, ricordo. Sì, ho avuto un sacco di difficoltà mie proprio di assimilare quella moto qua. Comunque adesso l'abbiamo messa abbastanza bene come sospensioni, adesso c'è ancora un lavoretto sulla rapportatura che è un po' lunghetta, però ormai siamo qua, dobbiamo farla così. A noi ci piace questo uomo qua, perché lui si diverte sempre tanto, giusto Eliseo? Sì, a parte quel periodo che mi incacchiavo perché non riuscivo a sistemarla, però adesso sì, sono qua per divertirmi, ecco. Grande, grandissimo, ci vediamo domani a Parco Chiuso. Grazie. Eccola. Tutto pronto ai nastri di partenza per l'ultima gara dell'RBF Cup con la pole position di Antonio Pace 1:36,7, Marco Crestani in seconda posizione 37,3, a chiudere la prima fila Bovolon 37,4, apre la seconda fila Raul Inglese, abbiamo imparato a conoscerlo lungo questo percorso, 38,6, tempo abbastanza alto, un po' come Barella al suo fianco, 38,9, molto alto, 39 bassissimo per Andrea Catino, a chiudere
La seconda fila, terza fila che si apre con Zecchinati, 39-9, 41 per Gabriele Proietti che si trova in ottava posizione, e a chiudere la terza fila un super Simone Dall'Acqua che ha chiuso in 1-42, non è così lontano da Proietti, un decimo, non è in realtà nemmeno così lontano da Zecchinati, pronto a giocarsi la posizione in quel range che va dalla settima alla decima, decima che è occupata da Giuseppe Chimirri che si ha fatto un 1-47, Musso 47 anche lui, vicinissimi, 3 millesimi di distacco, Cavaliere 41-3, ad aprire la quinta fila Cazzanello 41-3, La Rosa 41-8 e super Simone Lucini che ha chiuso in 1-42-091, vicino alla Rosa, non così lontano, c'è Claudio Giuganino che apre la sesta fila 42-095, al suo fianco Razzetti 42-3 e Ambrosini 42-5, apre la settima fila Alessandro Biagini 43-063, Eliseo La Rocca, il super Eliseo che aveva iniziato la competizione con un'altra categoria ma che si trova in questo, da questo punto di vista, a farla wild card in RBF Cup 43-3, Chiarello 44-9, ottava fila che si apre con Sessolo 45-2, Magaldi 45-3, Cristian Chierici 46-4, non ha fila con Del Greco 47-2, Cavallo 48-4, Cristian Spallone 49-1, Spallone che cercherà sicuramente di rientrare nelle posizioni di media classifica per non rimanere attardato e così lontano in 27esima posizione. A chiudere l'ultima fila Morrone 53, Volpi 58, Simonelli 54-0. A questo punto è tutto pronto per l'RBF Extreme. Qui al mio fianco ci sarà Andrea Tomio e noi ci vediamo tra poco. Ben ritrovati RBF Cup, qui a mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati, ultima. Allora, Andrea, l'ultima, the last one, the last dance, l'abbiamo denominata in tante maniere, l'RBF Cup veloce, una classifica, una competizione che è nata quest'anno e che ha avuto degli ottimi effetti anche poi sul moto estate, tantissimi partecipanti. Quest'oggi parte in polo Antonio Pace, che tu conosci personalmente. Sì, 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 Antonio lo conosco. E ci sarà una bella competizione, tante wild card, molte, è segno che è l'ultima gara, infatti, però non mancherà lo spettacolo. Sì, infatti Pace è proprio una wild card, e diciamo che il bello di questa categoria è che c'è sempre gente nuova e molto molto folta la griglia. Nel frattempo sventola la bandiera verde, tutto già pronto. Oggi parti tu, vai! Vai, tutto pronto, verde, partiti! Qualche impennatina, mica sì, da ridere, vediamo Pace. Forse proprio 5. Pace che volta davanti a tutti. Sì, 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 sì. Pace davanti a tutti. E diciamo che è un po' il favorito della, della gara. Sì, ha fatto... Andiamo subito su Andrea Catino. Ha fatto... Sì, esatto. Vicinissima con la collisione. Nelle fasi iniziali, se guarda quanti sono davvero, davvero in tantissimi. È bello vedere griglie così piene anche per noi che la commentiamo e anche per chi la guarda da casa, questa è una delle cose più importanti. E ricordiamo, sono nove giri appunto. Andre, è una competizione che quest'oggi ci sono tantissimi piloti, quindi evidentemente abbiamo una discrepanza importante già a livello di tempi. Però è una competizione all'interno della quale tra i primi 15 non ci sono queste grandissime differenze. Poi, man mano che si va a raggranellare e a sgranare la gara, iniziano ad esserci diverse, certo, situazioni di piloti che sono un po' più attardati. Assolutamente. Però è una competizione che ha avuto un crescendo qua, con Eliseo La Rocca ad esempio. Sì, ha avuto un crescendo e soprattutto sono in molti e tutti in crescita. E ho visto proprio dalla prima gara all'ultima, che è questa, che sono andati tutti quanti a migliorarsi, e quindi questa è un'ottima cosa. Nel frattempo vediamo Catino scavalcato su quello che è il contro rettilineo, Andre, di questo circuito di Cremona, che è un circuito molto particolare. Abbiamo due rettilinei, sì, molto lunghi, molto forti. Abbiamo visto tantissimi sorpassi in fase di commento, sì, esatto. La Rocca ad esempio sfrutta in maniera incredibile la scia, riesce a incasellare la propria posizione. Una caduta, hai ragione Andre. Spero che non ci sia bandiera. Vediamo intanto Pace trascorre il primo giro davanti a tutti. La Rocca impegnato in un doppio sorpasso. Selvaggio Eliseo in questo avvio di gara. Cerchiamo anche di capire un attimo se è successo qualcosa e se questo qualcosa può portare ad un'eventuale bandiera rossa. Per ora non mi sembra, non vedo sventolare nulla, però mi sembra che hanno un po' abbassato il ritmo. Vicino. Catino intanto vicinissimo, prova a scavalcarlo dentro, esterno, non ci riesce. Andre, l'RBF Cup l'abbiamo commentata, tantissime wildcard si sono alternate. È vero. Ma è proprio, diciamo, un po' il forte di questa categoria, perché soprattutto in quest'ultima manifestazione
era una gara a sé, nel senso che il campionato era finito la gara scorsa. Anche una, possiamo anche dire che magari Andrea esterno Catino, super sorpasso di Andrea Catino, è riuscito anche a chiuderla, mamma mia, bravissimo. Ti dico, non è che già magari ci si inizia a pensare a quello che sarà poi, e c'è magari qualcuno che sta provando per l'altro anno, dici? È un pensiero. Sappiamo poco dell'altro anno, nel senso che non abbiamo molte informazioni. Però non si sa, però sì, probabilmente sì. Intanto vedo. Ma non sa che c'è bandiera rossa? Forse sì. Forse sì, perché vedo che hanno drasticamente alzato qua il ritmo. Ora stiamo provando a controllare. Assolutamente, sì, sì, bandiera rossa. Sì. Evidentemente la caduta che abbiamo commentato in precedenza, Andre, ha avuto qualche ripercussione, bandiera rossa, quindi si ripartirà. Sappiamo in post-produzione che si parte al meglio dei 7 giri, erano 9 giri. Fondamentalmente eravamo arrivati a un giro e mezzo. Adesso accompagneremo i piloti fondamentalmente in pit lane. Probabilmente qualcuno si sta anche spiegando, sta cercando di capire che cosa è successo. Possiamo rassicurare. Sì, beh, penso che proprio in questo punto dovrebbe vedersi, ecco, le idee della macchina. Sì, è vero. E c'è proprio come se ci fosse una sorta di deviazione. Niente, adesso si rientra tutti i box e sicuramente faranno una nuova partenza. Tante cadute abbiamo commentato. Sì, è un circuito particolare quello di Cremona. È un po' più veloce, comunque inizia a fare un po' più freschino. Sì, perché anche perché la gara, guarda, si è corsa alle 18:22, Andre. In regime anche che pioggia sì, pioggia no, freddo. Io ricordo benissimo, a un certo punto alle 11 pioveva. Esatto. Aveva iniziato a piovere. Un po' umido. Mentre iniziava la competizione, intanto io e Andrea commentiamo sopra le immagini che non ci sono, ma tra poco si riparte con l'RBF Cup. Ecco qua la bandiera verde, non sta piovendo, non piove più, via, impennate. Vediamo il buon Antonio Pace se riesce a chiudere davanti. Questa volta no, però è un pilota molto aggressivo Antonio dell'Isola Rocca. Intanto dietro sta cercando di sopravanzare qualche pilota, no, è ancora dietro, probabilmente proprio dietro a colui il quale si era posizionato in seconda posizione, che era Crestani. E Crestani Pace, quelli davanti, esatto. Sono due wildcard, sono due wildcard, vedi, quindi segno che ha avuto un buon riscontro come campionato, questo indubbiamente. Eh sì, anche perché questa è la domanda poi, Andre, che ti voglio fare. Quando hai delle wildcard, evidentemente questo può voler dire anche qualcosa da un punto di vista funzionale, del il campionato sta funzionando e ci sono dei piloti che credono. Sì, tanta gente stesso. Appunto, solitamente chi va a fare una gara come wild card solitamente all'esterno, bello solitamente bello, vai un po' a sondare il terreno per quello che potrebbe essere per l'anno prossimo, capito? E contando, Andrea, anche che questa gara fondamentalmente un po' esclusa da tutto, esatto, uno dice perché provare proprio l'RBFK? Probabilmente anche perché un buonissimo riscontro l'ha avuto e noi l'abbiamo potuto testimoniare. Intanto Marco Crestani davanti a tutti noi, vediamo, indugiano le telecamere anche sull'Isola Rocca, che prima ha avuto un paio di spunti interessantissimi, perde un po' sul rettilineo. Sì, anche perché qua ricordiamo che corrono 600 e 1000, quindi su questo lunghissimo rettifilo si sente molto la differenza. Si sente molto, però, ma in frenata, vedi come arriva sotto. Arriva forte, vediamo se si allarga, se riesce a stringere, a chiudere. No, mamma mia Crestani, Andre. Mamma mia Crestani. Crestani Pace Bovolon. I primi tre. Dietro si sta aprendo una sorta di corsia preferenziale per Catino, ma occhio a Barella e Zecchinati con Proietti, perché se la giocheranno la quarta piazza. Andre, però i primi tre hanno creato un bel solchetto l'un con l'altro. Questa ripartenza per Pace non è stata ottimale, perché si trovava in prima posizione nella prima partenza e qua invece è molto più attardato, si trova in seconda posizione anche un po' staccato, quindi... E questa è una cosa che io e te andiamo spesso ripetendo, quando ci sono le ripartenze, esatto, c'è chi ne trae beneficio e c'è chi non ne trae beneficio. Infatti, quindi questo è un punto di domanda che delle volte succede. Non so spiegarti bene neanch'io come mai e perché. Fortuna o magari... Concentrazione, ti chiedo. Concentrazione, magari perdi appunto la concentrazione. Dubito che qualcuno si sia fermato a mettere le gomme nuove per avere... non penso. Cioè, no, non c'era stato, guarda. Non c'era tanto tempo. Te lo dico sinceramente, io avevo vissuto quegli attimi, è passato poco tempo. Non era passato tanto tempo. Quindi esatto, dai, non dovrebbe averlo fatto nessuno, e anche perché dai, poi la gomma, se parti con la gomma nuova, hai fatto un giro, è ancora nuova, non dovrebbero esserci
come dire, cali prestazionali drastici, questo no di sicuro. Nel frattempo, sì, ricordiamo, adesso saranno 7 giri da svolgere, 7 giri, e la situazione a questo passaggio non cambia. Non cambia ancora. No, Crestani, Pace, Bovolon. Andre, lo stiamo commentando da diverso tempo. Intanto ho qualche raffronto cronometrico. Crestani ha fatto 36,6. Pace 36,4. Ha ridotto un pochino, però va già preso. Si era bello attardato nel primo giro. Vuol dire che ha avuto una brutta partenza. Ha avuto una brutta partenza e... Bovolon staccato, 37,4. Un secondo in meno. Sì, diciamo che per i primi due hanno un margine. Secondo me se la vanno a giocare loro due fino sì. a fine. Adesso se Pace ha fatto 36,4. Però Andre 45 barella, stavo guardando Catino, 43, 39,9 inglese, c'è una discrepanza di 3 secondi e mezzo, tanta. Sì, se vai a vedere diciamo tutto il lasso dal primo all'ultimo c'è parecchia. E qua il lasso, sai cosa? Il lasso ce l'abbiamo tra i primi tre e poi il gruppone dei quarti che però sta infiammando perché Catino lo guida, ma non mi sembra, non tanto che non sia sicuro davanti, ma mi sembra proprio che sia che sbandata, ragazzi, che traverso. E ti dicevo, mi sembra proprio un gruppone che si sta formando con Catino che sembra non riuscire ad andare ed è come se facesse da tappo. Sì, dà un po' questa impressione, quindi noi purtroppo ci limitiamo a vedere quello che le immagini ci passano e questo è quello che sembra, ecco. Nel frattempo sempre un board con Catino che è appena stato scavalcato, sì, appunto nella parte sempre lì del rettilineo, molto molto veloce, però si riavvicina lì. Situazione sempre identica, Pace sembra non prendere molto terreno, sembra tutto stabilizzato lì così. Primo e secondo con Bovolon terzo. Sì, sì, la situazione è quella, Andre, è abbastanza sparigliata. Io, ecco, voglio andare a vedere un po' il monitor dei tempi, 36,7 Crestani, 36,5 Pace, che rosicchia un decimo e mezzo, due decimi, secondo me magari arriverà. Se tengono questa linea. Sono pochi giri però, Molto pochi. Qui siamo praticamente a metà gara, Andrea, adesso. Sì, perché erano 9 giri, ne hanno fatto 1 e un quarto, 1 e mezzo a stare larghi. C'è stata la bandiera rossa, sono ripartiti con 7 giri, anche perché veramente adesso voi vedete questo spiraglio di sole, sì. erano quasi le 7. E quindi c'era anche poi da chiudere, da smontare tutto il circus. Esatto. Ed evidentemente la situazione era particolare. Come sottolineavi tu, Barella quarto, quinto Catino. Adesso però vediamo se Barella ne ha per provare a scappare. Non ti sembra? Manco a me, tranquillo. Però, scappare no. Però si sta creando. Ecco, questa è una delle gare un po'... Guarda lì come se... Quella è la rocca, Eliseo. Sì, è la rocca con Cavaliere, sta battagliando per la posizione. Catino, guarda, inizia a perdere un bel po', perde tanto da Barella, Sta scappando Barella. Adesso al prossimo... Adesso vediamo sul raffronto... Il raffronto del giro precedente, 38,4 Barella, 39,8 Catino. Beh, se è così, sì. Sorpasso. Pace sta cercando di ricolmare ancora un pochino. Se c'è un secondo, sì. 37,0 Crestani, 37,1 Pace, però qui ha perso qualcosina. Barella sta scappando da Catino. È una gara molto strana, Andrea, Non ho mai visto l'RBF così poco combattuta. È vero. Secondo me sai che cos'è che fa molto il circuito? La pista... La pista non aiuta allo spettacolo. Ed effettivamente, se poi ci vado a pensare, però tu questo me lo dicevi, questa è più una pista da... Non da amatori, no, ma da professionisti. Inizia a avvicinarsi molto a una pista professionista. E forse qui emergono ancora di più un po' le differenze tra i piloti. Sì, è proprio questo il punto. Che diciamo sì, per lo spettacolo è un po' meno. Per anche il fatto dell'essere più o meno pericoloso, è sicuramente meno pericoloso perché... Perché praticamente c'è più distacco tra l'uno e l'altro. Sì, rispetto. Sì. Gli stessi partenti in una Varano sarebbe... Poi ripeto, Andre, è proprio una pista particolare perché ci sono c'è un bel po' di pista molto veloce, con delle delle serpentine. Poi hai quel rettilineo e poi di nuovo iniziano quelle serpentine. Sì. È vero, è circuito diverso rispetto a Varano, che è la casa del moto estate. Già, è vero. E anche rispetto a Cervesina, cioè sono proprio piste diametralmente opposte. Questo è un po' a cavallo tra queste due. Però, Crestani davanti, Pace secondo, Bovolon terzo, tra poco li vedremo ripassare al quinto giro.
quando poi ne mancheranno due. Slow motion per noi. Tanto qualche si può, slow motion, carina, dai. Qualche slow motion, si può apprezzare un po' lo stile di guida di ognuno, quindi è bello anche rivedersi, perché si impara molto, poi riguardandosi, soprattutto diciamo un po' alle prime armi, si impara, sì, ti riguardi, dici ok, no, è in ma posizione. Questa è una domanda che ti voglio fare, ma sì, intanto lasciamo andare le immagini. Sì. Ma ti è mai capitato di riandare a guardare una gara per vedere gli errori? Come per no, cioè, come io, no. Ad esempio in altri sport, nel calcio, sì, nel basket, nella pallavolo, sì, si vanno a rivedere delle, sì, sì, delle situazioni. Anche a te è capitato? Oh sì, sì, un sacco di volte. Vedi dove, cosa avresti potuto fare magari per vincere, cosa è stato l'errore, e ti vai a rivedere tutte le robe. Io me le vado sempre a rivedere, perché, ma anche dalle foto sinceramente si capisci magari la posizione, cosa puoi migliorare, quanto sei lontano dal cordolo, dalla linea, dalle cose. E sono tutte piccolezze che ti possono aiutare a migliorare, questo senza dubbio, senza dubbio. Assolutamente, anche perché stiamo andando, boh, tantissimi slow motion, stiamo rivedendo dalla fase iniziale per quanto riguarda l'RBF Cup. Noi abbiamo visto, ripeto, e abbiamo avuto il piacere di commentare tantissime situazioni che hanno riguardato l'RBF Cup, Andre, ed oggettivamente c'è stato un miglioramento veramente tangibile anche dal punto di vista della competizione. Sì, questo è senza dubbio abbiamo visto questo, e il bello appunto di questa categoria è proprio quello, che praticamente ognuno di questi personaggi che si è iscritto, di questi piloti, sono partiti tutti facendo questo campionato. Non dovevano e non potevano essere titolati, quindi il fatto che non potevano essere titolati rappresenta un po' quello che è il campionato. Esatto, assolutamente, questo è il pensiero del buonissimo Andrea Tomio, mentre intanto le immagini indugiano di nuovo su Marco Crestani e Pace, e adesso sono più vicini di quel che si possa pensare. Passa anche Bovolon, quando è trascorso ormai il quinto giro, siamo entrati nel sesto, il penultimo, abbiamo fatto una ringa, caro mio Andrea Tomio, che sei l'avvocato delle cause perse, terzo, abbiamo fatto una ringa interessante per quanto riguarda l'RBF Cup, mentre quello spiraglio di luce che sta accompagnando quello squarcio di sera, guarda che che poeta, che poeta, vede Crestani davanti, sai che Pace si è avvicinato, e secondo me vediamo gli ultimi due giri interessanti, due giri, mica tanto, un giro e mezzo, perché alla sesta transizione ci sono già passati da diverso tempo sia Crestani che Pace, Bovolon, Barella, Catino, Proietti, Dall'Acqua, Inglese, Zecchinati, Chimirri, queste le prime 10. Beh, Pace ha rosicchiato qualcosina, no? Sì, quei sì, due decimi, tre decimi, che se riesce a martellare fino alla fine potrebbe essere che magari ci regalino un ultimo giro con qualche sorpasso, speriamo davvero. Speriamo, perché, ripeto, è stata veramente una gara particolare. Dalla caduta, da quella bandiera rossa, è quasi come se non fosse decollata. Eccolo qua. Ma sì. No. Qua non siamo. Sono. No, non sono loro. Penso che. Non sono loro, perché mi sembra che stanno andando pianissimo. Forse era uno. Era una transizione per di qualcuno, però in realtà è uscito final lap. E allora ti devo andare a dare gli ultimi raffronti, caro mio Andrea Tomio. 37,7 Crestani, 37,5 Pace. Hanno rallentato drasticamente davanti. Tant'è vero che Bovolon sta correndo a livello dei primi due. Non li andrà mai a prendere perché ha preso un gap importante. Ecco, la gara di Bovolon è stata una gara poverino, non apatica, però si è messo in terza, non aveva il ritmo per stare con quelli davanti, aveva molto più ritmo per tenere dietro gli altri, gara particolare, però Andrea, alla fine uno si trova in queste situazioni, deve fare quello che deve, rimane lì a correre, e va bene così. Siamo con Eliseo La Rocca intanto, on board, ha fatto una bella gara Eliseo, abbiamo visto diversi sorpassi in precedenza, li abbiamo commentati col buon Andrea Tomio, un compagno di viaggio meraviglioso. Vicini. Sono molto vicini. Siamo lontani da questo punto di vista. Siamo con piloti un po' più lontani dalla fase di partenza. Catino. Barella è scappato da Catino e mica l'ha mai più ripreso. Eh sì, perché effettivamente sembrava di no. Invece con un secondo al giro, con un secondo al giro ti allontani velocemente. Volpi e Spallone erano che stanno gareggiando per la 20ª piazza.
ed evidentemente abbiamo indugiato, mentre guarda il sole è completamente quasi scomparso, è segno che ormai siamo vicini. Bisogna accendere le luci tra un po'. Sì, mamma, butta la pasta anche perché abbiamo fame. Eliseo La Rocca sempre lì a gareggiare, a spalleggiare con Cavaliere che gli è stato davanti, e ormai Eliseo mi sembra che lo abbia visto passare. Molto frastagliate però le posizioni, Andrea, questo l'abbiamo sottolineato anche in fase di presentazione quando stavamo iniziando a commentare la gara, c'era molta discrepanza, e poi è chiaro che quando sono tanti piloti, bene per la competizione. Eccoli! Pace? No, Crestani oh, su Pace! Al pelo! Vince! Super! Marco Crestani! Secondo Antonio Pace, terzo Bovolon. Vediamo come arrivano tutti gli altri eroi della competizione RBF Cup. Barella, Catino, Inglese, guardali lì uno dietro l'altro. Proietti, Dall'Acqua, Zecchinati e Chimirri, Andrea Tomio. Sì, sono arrivato anch'io, hai visto? Dove? No, qua dico, in cabina di commento. Al parco chiuso con Simone Dall'Acqua, com'è andata Simone? Ah, bene, meglio del previsto, dai, i tempi sono migliorati, la moto andava bene, ci siamo divertiti, questo è l'importante. Nonostante un sacco di ritardi. Ringrazio i miei sponsor che mi danno la possibilità di divertirci in pista e basta, dai, la prossima volta faremo ancora meglio. Grande, grazie, ciao. Grazie a te, ciao. Andrea Catino sta esultando perché ha vinto, ma ci stava scappando. Sì. Facci vedere quanto sei soddisfatto, dici qualcosa. Sì, la mia prima gara vinta. La mia prima gara in assoluto, io non ho mai fatto gare nella mia carriera. Come mi raccontavi stamattina, sì. Come raccontavo stamattina e l'ho vinta, quindi, cioè l'ho vinta, sono arrivato quinto, mi sembra assoluto, però c'erano i 1500, quindi primo dei 600 e l'ho vinta. Grande inizio, sarà un futuro fantastico. Sì. Roseo, però la prossima vorrei farla a Varano, dove magari pista quasi di casa mi sento un po' meglio. Stai attento perché noi siamo lì che ti aspettiamo. Sì, ok. Grazie mille, ciao. Ciao. Al volo con Eliseo La Rocca, che la prima cosa che fa è ride, per cui è positivo. Sì, mi sono divertito proprio stavolta. Che senso? Sono riuscito a girare bene, anche... non voglio lamentarmi, anche ho rapporti un po' lunghi, no? Allora mi sono accorto che perdevo un po' di tempo nella prima qua, allora buttavo dentro la prima, si impennava, però mi sono divertito. Bravo Eliseo, bravissimo. Ho fatto qualche bel sorpasso, c'era quello dietro che voleva passare, io mi sono fatto, non voglio dire niente. Bravo. Ciao, al prossimo anno! Aspetta però! Sì! Devo fare ancora esperienza, ecco, ancora un 4-5 anni e poi farò qualcosa di buono. Bravi, siete fantastici! Ciao! Grazie!